Parte, nella prima parte ci è detto che i cittadini sono tutti uguali davanti alla legge, nella seconda parte in qualche modo si ammette che non è vero, diceva Calamandrei, il grande costituente, non lo dico io, e si dice che la Repubblica fa di tutto perché la giustizia ci sia, che vuol dire che appunto non c'è. Ecco. Allora, tutti i cittadini sono chiamati a battersi perché la discrepanza tra quello che è dichiarato e quello che è si accorci. Questo però lo si impara a scuola, che sto dicendo, che nelle nostre zone, perché io vengo dalla Campania, il sindaco viene dalla Calabria, la lontananza è grande, in certe stagioni si è accorciata, in certi luoghi come dove c'è un sindaco che si batte, tende faticosissimamente ad accorciarsi, in altri luoghi diciamo diventa più distante. E noi sappiamo quanta fatica ci vuole per rimettere la legge in vicinanza con la realtà una volta che si è allontanata. Per questo che siamo qui. Perché se si allontana, poi c'è un bel dire che deve tornare indietro. I dati che noi abbiamo, i dati che ci vengono dalle inchieste, i dati che ci vengono da studi ormai accreditati, ci dicono che nel centro-nord, anche in questa regione, questo allontanamento tra i principi di legalità, tra i diritti e i doveri sanciti e quelli esercitabili, sta aumentando. E allora noi che veniamo da una zona dove vediamo quanto sacrificio, quanta fatica di tante persone che sono la maggioranza costa fare riavvicinare questi due termini, siamo qui a dire che è una battaglia di lungo periodo.